si è svolta a Pavullo sabato 15 e domenica 16 ottobre la 7ª edizione della Festa del Marrone Fregnanese e dei prodotti e sapori tradizionali dell'Appennino. Stand gastronomici con prodotti tipici a tema, iniziative di approfondimento, escursioni e laboratori. La festa si è svolta per le vie del centro cittadino ed è stata realizzata in collaborazione con i produttori del marchio tipico della Camera di Commercio di Modena, le associazioni sportive del volontariato e i circoli frazionali del territorio. Castagne, caldarroste, ciacci, castagnaccio, bistocche, frittelle di castagne e i prodotti della gastronomia locale hanno animato il centro di Pavullo. Sabato 15 si è tenuto un importante convegno dal titolo Un nuovo nemico per la frutticoltura in Appennino Modenese, un importante aggiornamento sui pericoli e sulle difese da adottare contro la Drosophila Suzuki, il nuovo moscerino che arreca molti danni sia al ciliegio che ai piccoli frutti dell'Appennino. La Drosophila Suzuki è un nuovo parassita di introduzione di origine asiatica che negli ultimi anni sta creando diversi problemi anche nell'areale emiliano-romagnolo. In particolare si tratta di un moscerino simile alla Drosophila dell'aceto che però è in grado di attaccare i frutti maturi di ciliegie e piccoli frutti di bosco come more, lamponi e mirtilli spontanei, creando grossi problemi alla produzione in annate favorevoli. Nel 2016 è stata una di queste annate particolarmente favorevole. Annate favorevoli vuol dire annate che presentano inverni miti e primavere piovose. Queste sono le condizioni ideali per questo parassita. In questa annata abbiamo ritrovato comunque, soprattutto nelle aree di montagna, di collina e sulle varietà tardive di ciliegio, dei grossi problemi di controllo e con perdite di produzione. Danni significativi sono stati registrati anche su i mirtillai spontanei dell'area prossima al cimone. La difesa è molto difficile, il contrasto è molto difficile, la lotta chimica con gli insetticidi non sempre risolutiva, soprattutto in annate di alta pressione, pertanto si stanno ricercando sistemi alternativi, fra questi probabilmente al momento i più efficaci e proponibili sono quelli delle protezioni passive, fisiche, cioè le reti antinsetto, che diciamo nei frutteti, nei cerasetti di pianura sono relativamente facilmente applicabili, ma nelle aree di montagna non tanto, in particolare nei mirtillai spontanei. Questi sistemi possono essere invece applicati sui piccoli frutti coltivati nelle aziende dell'Appennino. Un altro sistema che stiamo cercando di portare avanti è quello della lotta biologica, cioè la valutazione di parassitoidi in grado di contrastare lo sviluppo e creare un certo equilibrio all'interno del nostro ecosistema. I lavori sono soltanto all'inizio e sono molto difficili, abbiamo anche dei problemi legislativi nel settore dell'importazione di questi parassitoidi originari del paese, quindi dell'Asia, del Tibet in particolare. Tuttavia stiamo testando alcuni parassitoidi che hanno dimostrato un'adattabilità al parassita, parassitoidi di origine locale, quindi italiana o europea. L'Istituto Spallanzani da tempo si presenta e fa delle prove di coltivazione. Adesso stiamo facendo delle prove di coltivazione di piccoli frutti e abbiamo una prova di ciliegio di diverse varietà e siamo un po' preoccupati di quello che possono essere le prove che possiamo fare per proteggerci dalla Drosophila. E infatti i lamponi quest'anno sono stati completamente danneggiati da questo insetto, per cui il prossimo anno pensiamo di proteggerlo con delle reti. Oltre al marrone di zocca e a quello del Frignano erano presenti anche altri prodotti a marchio Camerale. I prodotti a marchio Camerale sono un'esperienza nata già parecchi anni fa
Oggi possiamo fare una valutazione su questo percorso e quindi non possiamo che dire che è stata un'esperienza positiva, che ha valorizzato prodotti, magari anche un po' di nicchia del nostro territorio, che però sono prodotti tipici, che vengono prodotti secondo un disciplinare fatto in modo molto serio e molto curato, e che hanno permesso comunque di valorizzare molti prodotti del nostro territorio. E credo che questa sia stata un'esperienza molto positiva, anche perché attraverso il ridare valore a questi prodotti ovviamente si sono sviluppate attività agricole, e quindi questo vuol dire economia, ma vuol dire anche presidio del territorio, valorizzazione del territorio.